schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli, diciamo migliorato proprio al massimo ragazzi, perché con questo metodo, come vi andrò a far vedere, avrete la possibilità di avere una targa pulita, cioè non serve avere le targhe personalizzate. Allora, innanzitutto dobbiamo avere un qualunque palazzo del CEO, uno qualunque va benissimo, e una Deluxe oppure un Oppressor o una PC, uno di questi veicoli speciali. Non serve per forza la Deluxe o l'Oppressor, va bene qualunque di questi veicoli. Tiriamo fuori il telefono la prima volta come ho fatto io, e abbiamo un colpo Domus Dei. Subito dopo lo ritiriamo fuori per la seconda volta il telefono, rifacciamo avvia colpo Domus Dei e attendiamo ragazzi. Allora, se non vedete subito il caricamento 2 di 3 3 di 4, cazzi e mazzi, rifate l'avvio sempre, come faccio io ragazzi, come ho appena fatto io anche, no? Dovete avere un po' di pazienza perché non è che carica sempre, vedete, io continuo a fare il riavvio di continuo fino a che non me lo carica. Adesso sto a controllare lo stile, era giusto per vedere se era buggato o meno. Non è buggato ragazzi, come vedete mi mette subito dopo un po' la cosa. Riavviamo un colpo Domus Dei, arriviamo quasi alla fine e poi facciamo cerchio. Quindi a questo punto avremo lo stile buggato. Quando lo stile è trasparente, è buggato. Vi faccio vedere anche l'ora in cui sto registrando questo glitch ragazzi, e sono le 12:44 più o meno, e quindi nulla, andiamo a fare il glitch ragazzi. Allora, in primis un consiglio che vi do prima di cominciare a fare il glitch: se vi mettete in una sessione solo inviti, girate un po' per la sessione, diventate CEO e girate un pochino per la sessione in maniera che Lester vi mandi l'invito ad un colpo ragazzi. Questo perché ci aiuterà a rimanere sempre buggati ragazzi. Allora, con questo metodo potete rimanere sempre buggati e continuare a fare il glitch all'infinito. Quindi passiamo al glitch in sé. Il glitch in sé fino a un pezzo è uguale a quello di ieri. Mettiamo fuori la Deluxe come avete appena visto, dopodiché saliamo su un'auto che vogliamo duplicare, possibilmente retro custom ragazzi, freccia a destra e ci buttiamo dentro all'officina, e fin qui tutto bene ragazzi. Una volta dentro l'officina facciamo un cambio targa, anche se serve a poco, però comunque facciamolo perché servirà a fare la duplicazione. Serve a poco intendo perché non serviranno targhe personalizzate, però la duplicazione la dovete fare, quindi ho cambiato la targa, ho cambiato i fari, ho cambiato una striscia, insomma quello che cazzo volete voi. Quindi a sto punto ritorneremo in garage e avremo la macchina duplicata. Avvieremo un colpo di Lester senza andare in ufficio, senza fare un cazzo, accetteremo l'invito di Lester, quindi vedete che è molto molto più facile, diciamo facilitato, insomma abbiamo eliminato il passaggio della missione da titano, il passaggio di andare in ufficio e tornare fuori. Quindi una volta avviata la missione di Lester andiamo, diciamo premiamo il tasto cerchio e usciamo dalla missione di Lester, usciamo dall'appartamento. E a questo punto ci troveremo la nostra auto che è già stata duplicata, che potremo rimettere adesso tranquillamente in garage e avremo la nostra auto con la targa personalizzata. Però io sto facendo il video per chi non ha le targhe personalizzate, quindi a questo punto chi non ha le targhe personalizzate che cosa deve fare? Deve chiamare il centro operativo mobile e deve assicurarsi che dentro al centro operativo mobile ci sia una LG
RH8 normale o una Faggio, un qualunque veicolo, insomma, ragazzi. Quindi a questo punto vediamo se c'è la LG RH8, come vedete c'è. A questo punto possiamo entrare dentro il centro operativo mobile. Quando entreremo dentro il centro operativo mobile, la nostra auto, dalla targa Tigri che vedete, cambierà la targa, prenderà la targa alfanumerica della LG RH8 che si trova all'interno del centro operativo mobile. Quindi usciamo dal centro operativo mobile. Vedete che è ancora la targa Tigri? Adesso come usciamo la targa cambierà, ragazzi. La targa è cambiata. Però dovremo fare ancora un altro passaggio, perché se noi adesso andremo a mettere l'auto in garage, l'auto scomparirà, diventerà nuovamente una LG RH8. Quindi dovremo rientrare nuovamente nel centro operativo mobile e poi uscire. Il passaggio è abbastanza semplice. Una volta usciti potremo andare tranquillamente a mettere la nostra auto nel garage, perché non ce la toglierà più nessuno, l'auto sarà nostra e non avremo più problemi né di targa personalizzata e né di tutto il resto. Allora, questo metodo è per chi non ha le targhe personalizzate. Quindi voglio dire, meglio di così, ragazzi, io non so che altro dirvi. Sfruttatelo questo glitch, perché io non penso che arrivi a giovedì. Poi se ci arriva meglio ancora, però penso che nel pomeriggio sarà pacciato, nel pomeriggio sul tardi. Quindi che altro dirvi, ragazzi? Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.